Dal suono dei timpanisti prende il via Bai Puglia e BTM, due eventi diventati unici per la promozione del turismo regionale di una Puglia che si apre al mondo e lo fa facendo conoscere l'identità di Bari, ovvero San Nicola. Identità territoriale quindi accoglienza, ma anche cura per il buon cibo. Se sei alla ricerca di una vacanza, scegli quindi la Puglia. E ci scherza anche su il governatore pugliese Michele Emiliano nel corso dell'inaugurazione proprio di Bai Puglia e BTM, che animeranno la città per i prossimi 3 giorni. Nel quartiere fieristico di Bari, in vetrina le eccellenze del territorio che abbracciano quest'anno tanti segmenti di un settore che traina da anni l'economia della regione. Attraverso i preziosi consigli che avremo da questi importantissimi testimonial della nostra capacità di ospitalità si possa ulteriormente migliorare la qualità dei nostri servizi. Una Puglia che ha convinto i turisti in questi anni, lo hanno dimostrato già i numeri presentati in BIT. Bari però continua a scommettere su quella che è diventata la terza fiera del settore. Noi ci auguriamo che questa diventi il terzo polo dopo Rimini e Milano. Il Bai Puglia deve diventare un momento di incontro tra i buyer e i nostri operatori. Sono oltre 80, vengono da tutto il mondo e qualche idea ce l'hanno già. Probabilmente torneranno tutti in Puglia quest'estate. Tra le più grandi novità, incontri dedicati alla sostenibilità e all'intelligenza artificiale. La nostra strategia è sempre fondata sulle radici e sulle ali, cioè la tutela forte, preservare la tradizione, la memoria, la storia, la identità delle comunità, ma anche avere la capacità nella costruzione del prodotto turistico pugliese di guardare al futuro, quindi di utilizzare tutti gli strumenti, i processi, le modalità innovative che la tecnologia, le intelligenze artificiali, le OTA di nuova generazione ci mettono a disposizione.